Ma perché ho fiducia nella Campania, ai cittadini campani che non meritano di guardare al passato in questi 5 anni che purtroppo è aumentata la povertà e quindi la Campania ha vissuto maggiori difficoltà. Invece la Campania è una terra straordinaria, può essere la guida del Mezzogiorno, dobbiamo guardare a un sud che guarda al futuro, ai giovani, alle imprese, stando vicino a chi ha più bisogno, che in questo momento bisogna dare una mano a chi ha più bisogno, però dobbiamo costruire occasioni per il futuro, nuovo lavoro, bisogna avere fiducia, soprattutto serietà e competenza e lavorare, lavorare, lavorare e portare risultati. Insomma, oggi l'intervista di Berlusconi, la presenza di Salvini a Mondragone, la presenza continua sui temi del sud di Giorgia Meloni sono il segnale di un'attenzione, di una coalizione che è unita da livello nazionale a livello territoriale sul tema di valorizzare il sud e di non chiuderlo in un regime di potere dove pare e mi sembra che il centrosinistra per alcuni aspetti si vergogna della sua coalizione a livello campano e lascia fare l'amministrazione e i partiti politici non hanno protagonismo. Qualcuno di noi potrà dire che i nostri ce ne hanno forse anche troppo. È meglio avere più identità e più protagonismo che accettare invece solo le condizioni che il centrosinistra sta accettando di sistema chiuso e di potere all'interno dell'amministrazione. Dobbiamo dire chiaramente che siamo un'altra cosa rispetto a un modo di costruire il consenso politico attraverso il potere dell'amministrazione regionale. Questo non si può fare. E addirittura si è arrivati a formare liste utilizzando il potere della regione, le società regionali, e che non hanno nulla di politico, è evidente, sono solamente aggregazioni elettorali legate agli interessi e credo anche alle promesse che vengono fatte da chi oggi guida la regione e attorno a lui chiaramente tutto il sistema di potere amministrativo della regione Campania. Noi siamo orgogliosi di poter scrivere noi le regole sulle liste politiche, io non mi fido delle regole degli altri. Tra l'altro 5 Stelle quando scrive le cose vediamo quello che succede nel nostro paese, ho fatto l'esempio, hanno scritto le regole sugli ammortizzatori sociali e non pagano ancora oggi la cassa integrazione, quindi noi non ci fidiamo delle cose scritte dagli altri. Il problema è la sfida delle liste pulite, è una sfida che è tutta nostra, è una sfida che deve essere di tutti, sia ben chiaro, questo condivido, ma per quanto riguarda le regole ce le sappiamo scrivere noi. E oggi ci sono impianti che garantiscono sempre di più perché sono sempre impianti più verdi, impianti che tutelano la salute, impianti che risolvono il problema dei rifiuti, perché non fare gli impianti significa inquinare la nostra terra. Terra dei fuochi non è una dimostrazione, quando non hai gli impianti interri i rifiuti e non solo i rifiuti urbani, purtroppo abbiamo visto anche i rifiuti tossici e nocivi, quindi è l'unica regione che non ha l'impiantistica, questo grande tema è un grande tema di grande sfida. Poi vedremo quali sono gli impianti più opportuni senza avere posizioni contro nulla oppure ideologiche che non servono. Noi dobbiamo puntare sul nuovo lavoro, a sostenere chi non ce l'ha in questa fase, quindi dare un aiuto per chi non ce l'ha, quindi le misure sociali di assistenza vanno fatte, però dobbiamo guardare al mondo dell'impresa, quindi all'impresa, l'impresa significa l'impresa turistica, significa la nostra imprenditoria, le nostre start-up, dobbiamo avere un modello di politica industriale che mi rendo conto che non può essere per alcuni casi solamente campano, solamente in alcuni territori, ma deve avere una sfida meridionale. La sfida del sud in una campagna che vince significano le grandi eccellenze per esempio sull'aerospazio, sull'automotive, sui nuovi materiali.